Bene, ben ritrovati a tutti, un saluto grandissimo a tutti coloro che ci seguono sui vari canali social, qui dagli uffici di Valore Condiviso a Milano. Allora, sono qui per l'ormai consueta diretta, ormai direi, diretta per la presentazione di un nuovo progetto. Anche oggi presentiamo un bellissimo nuovo progetto, lo vedete già dal titolo, si chiama Via Cosens, un progetto fantastico che sto seguendo già da un po' di tempo e finalmente posso darvi qualche informazione in più, ma non solo questo, perché un'altra notizia molto molto interessante che vi darò tra pochi secondi, e nello specifico si tratta della restituzione di un progetto che è partito alcuni mesi fa e che è stato concluso con un anticipo stratosferico. Per chi non lo sapesse, Valore Condiviso è una piattaforma di crowdfunding che sviluppa progetti di investimento immobiliare aiutando al contempo chi è in difficoltà, restituendo dei capitali, degli interessi veramente molto molto alti. E restituiamo in anticipo rispetto al programma iniziale, che era di 12 mesi, siamo in anticipo di 3 mesi e mezzo, 3, 4, quasi 4 mesi. Quindi veramente un grandissimo risultato e credo che domani, dopodomani, Massimo, restituiremo appunto il progetto di Fra Cristoforo. Quindi per tutti coloro che hanno investito e prestato il proprio capitale sull'operazione, vi do questa sorpresa, vi do questa buona notizia, per cui i soldini vi ritorneranno direttamente sul conto, detratte le imposte dovute per legge. Ok? Quindi ve li ritroverete lì, poi deciderete voi se ritirarli o se reinvestire su un nuovo progetto. Tra parentesi, oggi parte, anzi è già partito in questo momento, il nuovo progetto di Via Cosens. Quindi, archiviata la buona notizia, spero che vi abbia fatto molto piacere. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Quindi, allora, intanto vi voglio far vedere un po' la situazione attuale. Credo si veda, fatemi sapere se si vede, se si sente, se si vede anche lo screen in questo momento che ho condiviso. Vedete, il progetto di Via Cosens è già partito, quindi la prima casellina sulla sinistra, vedete, ha la casellina dell'online in verde, quindi è partita ufficialmente. La raccolta target è di 160.000 euro, quindi parliamo della raccolta massima, e abbiamo già raccolto in questi secondi che stiamo parlando live, già vedo 21.000 euro, quindi così, di prima botta, così senza pensarci tanto. E so che altri sono già collegati per insomma, partecipare a questa operazione che è veramente bellissima. Perché è bellissima? Beh, intanto, prima ancora di aprire la slide, vi dico che siamo in una zona di Milano a altissima crescita, che è la zona di Bovisa. Bovisa, che fino a qualche anno fa era una zona un po', diciamo così, intermedia, e che sta invece vedendo un incremento dei valori, dei livelli anche di vita, dei livelli di servizi incredibile. Non so se vi ricordate un po' di anni fa, io mi ricordo quando ero piccolo, nella zona di Gioia, Isola, era una zona simile, ok? Quindi una zona sì, non male, ma tutto sommato dove la sera dovevi stare un po' attento, dove non era certo il fiore all'occhiello della città. E quindi era una zona anche lì, diciamo, un po' intermedia, nel senso che stava crescendo, ma ancora non era quel simbolo di Milano come lo è adesso. E dove, tra l'altro, abbiamo gli uffici in questo momento noi siamo esattamente qui, siamo nel quartiere Isola, e adesso è un po' il simbolo di Milano, addirittura è famosa in tutto il mondo, ok? E Bovisa sta vedendo una crescita molto simile al quartiere Isola. C'è attaccato il polo universitario del Politecnico, ci sono dei servizi, delle infrastrutture che si stanno costruendo proprio adesso, e quindi è una di quelle zone, come ad esempio anche Nolo, che è il nord, parte nord di Loreto, che sta vedendo un incremento veramente incredibile, veramente molto molto importante. Quindi tutti coloro che hanno carpito questa informazione e stanno andando a investire in questa zona, come altre strategiche, e hanno capito sicuramente qualcosa in più e stanno facendo una mossa molto interessante, una mossa molto intelligente. Quindi abbiamo visto quindi la situazione online adesso, che chiaramente è una situazione in divenire,
Quindi magari dopo possiamo vedere ancora quanto è salito il counter della cifra raccolta in questo momento, ma voglio andarvi a condividere anche la slide di presentazione. Ok, se non si legge mi rimetto come prima, ma della presentazione proprio di Via Cosins, quindi l'operazione che si sta andando a, anzi che è partita ufficialmente. Vedete già nella figurina lo stabile, è uno stabile di nuova costruzione che ha pochi mesi di vita, qualche anno di vita, e siamo in un vero e proprio grattacielo. Quindi noi siamo al settimo piano, quindi veramente una vista su Milano incredibile, che è a Milano molto rara, devo dire. Devo dire che ultimamente stiamo presentando progetti con delle viste fantastiche. Mi ricordo anche Via Folli aveva questo balcone che girava tutto intorno all'appartamento ed era qualcosa di unico. Anche in questo caso abbiamo qualcosa di molto simile, perché un settimo piano non è all'ordine del giorno e soprattutto ha una veduta molto libera davanti, e anche questo su Milano molto difficile da trovare, perché di solito abbiamo sempre dei palazzi di fronte, abbiamo delle case attorno che ci rubano un po' di luce, ci rubano un po' di vista, e ritrovare degli immobili che hanno una veduta così ampia è qualcosa di veramente positivo, molto piacevole e molto raro da trovare. Vediamo la composizione, quindi abbiamo un ingresso, un soggiorno con cucina vista, una camera, un bagno e un terrazzo abitabile. Quindi abitabile significa che ha delle dimensioni molto, molto importanti. Completano l'immobile box e cantina. Dettaglio molto importante è che l'immobile è già in ottime condizioni e non è necessario intervenire con lavori di ristrutturazione. Valore condiviso su questo aspetto è molto attento, perché tutti gli immobili dove non c'è da intervenire in maniera pesante sui lavori di ristrutturazione, beh, quelli sono immobili molto interessanti, perché riusciremo su quei progetti a tagliare in maniera drastica sui tempi di restituzione ai nostri investitori, ai nostri prestatori di capitale. Quindi è chiaro che trovare un immobile che non necessita di ristrutturazione ad un prezzo basso è molto più difficile, ma la nostra sfida, la sfida che abbiamo accettato, è quella di cercare di trovare quegli immobili proprio perché danno dei tempi più ristretti per i nostri investitori. Chiaramente non è sempre così, non tutti i nostri progetti sono così, ma quando individuiamo, quando selezioniamo quei progetti, sicuramente hanno una posizione un po' privilegiata, ok, per essere selezionati prima degli altri. E questo è proprio il caso, quindi abbiamo un bilocale classico, come ce ne sono tanti a Milano dal punto di vista della pianta, non c'è da fare assolutamente nulla all'interno, quindi grandissimo vantaggio. Ha un piano, adesso qui non è segnato, ma ha un piano invidiabile, e poi anche un box e una cantina. Anche qui trovare un bilocale col box, anche lì non è proprio da tutti. È più facile trovarlo magari sulle nuove costruzioni che non su costruzioni un po' più datate. Andiamo a vedere un po' la descrizione, quindi della zona, che in parte vi ho già anticipato, della importanza di questa zona e di come sta crescendo. Una zona in forte espansione, dinamica e tranquilla, prevalenza residenziale e vicino alla metropolitana linea gialla. Ecco, questa è una cosa che non vi avevo detto, che proprio a poche centinaia di metri c'è la linea gialla. E se non sbaglio anche il passante della blu, non vorrei dire una sciocchezza, nel caso correggetemi, ma dovrebbe esserci sia la gialla che la blu, oltre che la linea classica del treno che vedo qui dalla mappa, quindi penso che siamo a due passi anche da Bergamo. Tra l'altro proprio lì vicino c'è un bellissimo locale molto bello che è aperto da poco, che è stato ricavato da un'ex cristalleria, ed è uno dei locali più in voga, attira veramente tante persone ed è un po' diverso dagli altri, quindi se potete andateci, poi magari vi mettiamo il nome in descrizione. La zona è perfetta anche per famiglie con figli, grazie alla presenza di nidi, asili e scuole, nonché parchi giochi. Chiaramente è un immobile che può essere destinato sia a giovani coppie, sia a single, non a famiglie, perché comunque un bilocale di 60 metri non ha una metratura esagerata, ma è il taglio perfetto per essere venduto su Milano. Credo sia il taglio più venduto a Milano, il bilocale, perché è un po' il giusto compromesso tra prezzo
e abitabilità a metratura, perché poi più si sale con l'ampiezza, più poi diventano molto molto costosi su Milano. Andiamo più avanti. Allora, via Cosenz 54, tipo di operazione. Quindi anche in questo caso è stata fatta un'operazione dove si è andati ad aiutare, ok, in qualche modo, la parte venditrice, che si è trovata in un momento di difficoltà e abbiamo risolto, aiutando dal punto di vista economico, una situazione. In questo caso non è proprio, non è stato proprio trascritto il pignoramento, siamo arrivati un pelo prima, quindi siamo riusciti ad anticipare ulteriormente la situazione di disagio e l'abbiamo aiutata, abbiamo aiutato la parte venditrice a venirne fuori. Qual è il totale complessivo dell'investimento? 199.500, che sono così suddivisi. No, lo vediamo dopo. Un utile netto di 39.405, tempistiche 12 mesi e un ROI, quindi un ritorno sull'investimento del 10%. Cosa significa questo? Significa che se investiamo, se prestiamo 10.000 euro, avremo 1.000 euro lordi di ritorno, a cui la piattaforma detrarrà un 26% a titolo di acconto dalle imposte in maniera automatica, quindi voi non dovrete in quel momento fare nulla. Ci sarà poi da fare solamente il conguaglio a fine anno con il vostro commercialista. Ecco, magari su questo aspetto, sulla parte tassazione, vi invito, se avete dei dubbi, a scrivere alla nostra segreteria via mail, che è segreteria@valorecondiviso.it. Andiamo avanti sulla nostra presentazione. Come si è arrivati a definire questi numeri? Come si è arrivati a definire il prezzo? È stata fatta uno studio dei valori di mercato, ed è uno studio che viene fatto prima di tutto dalla società proponente, che in questo caso è Albatros, che è una società che lavora da tantissimi anni, ormai quasi 15 anni, sul mercato immobiliare, soprattutto milanese, quindi grande esperienza. E poi chiaramente Valore Condiviso fa i suoi controlli, che sono molto molto severi, e seleziona solo i progetti migliori. Vi ricordo che la media è del 5%, solo il 5% dei progetti vengono approvati su tutti quelli che vengono presentati alla piattaforma. Quindi, facendo una media dei valori di mercato milanesi in quella zona, taglio bilocale, abbiamo un prezzo di vendita di 270.000 euro. Noi, per renderci più competitivi, chiaramente noi inteso società proponente, per renderci più competitivi abbiamo deciso di proporre l'immobile in vendita sul mercato a 255, con ipotesi di realizzo cautelativo a 245.000 euro. Quindi cosa significa questo? Che abbiamo una media di mercato, abbiamo un valore a cui noi invece ci posizioniamo, quindi immediatamente sotto, e un'ipotesi di realizzo ancora un pelo più bassa, per veramente considerare il caso peggiore del caso peggiore e dare la miglior garanzia a chi investe e presta i propri capitali in piattaforma, quindi per non avere nessun tipo di ansia, nessun tipo di preoccupazione per coloro che vogliono fare le operazioni con noi. Bene, andiamo avanti. Chi è il target? Cioè chi è la potenziale persona, chi sono le potenziali persone che possono comprare, che sono interessate ad acquistare questo tipo di immobile? In parte l'abbiamo già detto, giovani coppie, giovani che desiderano rendersi indipendenti per la ridotta metratura, famiglie, diciamo famiglie, nuclei molto piccoli, quindi direi massimo una giovane coppia con un bimbo piccolo, ecco, direi non oltre, e sicuramente, ultimo ma non meno importante, è il target dell'investitore. Cioè a Milano, per fortuna, abbiamo una nicchia, insomma, ben folta di persone che sono gli investitori che comprano gli immobili non tanto per andarci a vivere, ma per affittarli, quindi per locarli e avere una rendita quasi automatica, ok? Quindi o con contratti a lungo termine o, per esempio, locazione a breve termine, nel caso, per esempio, degli Airbnb, dove si affitta per 1, 2, 3 pochi giorni. Ecco, quindi questo è sicuramente un immobile che ha davvero un'ambivalenza, può essere sia sfruttato dal singolo sia per l'investitore, proprio per i motivi
che abbiamo elencato prima e per il tipo di zona che ha un incremento, che ha un potenziale così importante. Andiamo avanti. Quali sono i vantaggi dell'operazione? Quindi abbiamo detto la zona veramente strategica, dinamica, tranquilla e in fortissimo rinnovamento, ricca di servizi e di facile accesso. L'immobile, ampio, luminoso, abbiamo detto che è un settimo piano, quindi bellissima vista, un affaccio esclusivo. La concorrenza, anche in questo caso ci piace essere sempre i migliori e i primi nel nostro piccolo stagno, diciamo così, nella nostra piccola nicchia, quindi rispetto a un valore di mercato di 20-30 mila euro più alto nel nostro quadro di mercato, noi ci posizioniamo ad essere i migliori dal punto di vista economico, pur avendo un prodotto e un immobile di altissimo livello. Quindi rispetto a tutti gli altri immobili venduti nella stessa zona con metratura simile. Ecco, qui ci sono alcune foto aeree che sono state fatte con il drone dell'immobile. Vedete proprio un complesso che è stato ricavato completamente dal nuovo. Qui non c'era assolutamente nulla fino a pochi anni fa e si sta veramente investendo tantissimo ed è a pochi metri, io ci sono stato personalmente, veramente a pochi metri dal polo universitario e intorno proprio crescono questi immobili a destinazione degli studenti. Quindi cosa significa questo? Significa che si sviluppano attorno a questi immobili tutta una serie di servizi collegati agli studenti, a tutto ciò che è necessario per dare sostegno, sviluppo e servizi allo studentato che porta veramente tantissime persone ogni anno. Vi ricordo che la didattica a distanza è stata, non dico abbandonata, ma quantomeno viene affiancata ormai anche dalla parte fisica, perché si è visto che la sola parte virtuale non è sufficiente, non è abbastanza per coinvolgere le persone. E lo stesso è stato dimostrato e sta seguendo lo stesso filone anche la parte degli uffici. Anche gli uffici si sono resi conto che solo la parte virtuale, solo la parte di smart working non è sufficiente per creare un coinvolgimento, creare un ambiente di lavoro che sia positivo e sia efficiente nel tempo. Quindi questi due settori si stanno muovendo per delle combinazioni miste, sia la parte di didattica, sia la parte lavorativa e commerciale. Andiamo avanti. Anche qui abbiamo, vedete, questo è l'ingresso sulla sinistra proprio del condominio. Sulla destra abbiamo un'altra inquadratura. E queste sono le piante dell'immobile. Vedete, è un immobile di pianta piuttosto regolare, quindi non ha particolari forme strane, non ha angoli morti o angoli riusciti male, è una pianta piuttosto quadrata con un balcone che credo sia più grosso della cucina quasi o qualcosa del genere, quindi qualcosa di molto molto positivo. Abbiamo il box incluso nel prezzo, anche questa è una cosa super apprezzata a Milano e non si trova molto facilmente, e anche la sua cantina. Ah, un'altra cosa molto importante è che c'è un portierato molto molto efficiente tutta la giornata, anche questo è un plus importante. Ok, vediamo il piano economico molto velocemente. Queste sono solo le cifre principali per darvi un'idea di che cosa stiamo parlando. Quindi abbiamo un prezzo di acquisizione dell'immobile di 190.000 euro, costi di gestione 1.500, spese generali, poi abbiamo delle spese di gestione sulla destra con un'imposta di registro di 6.500 euro, un'agenzia di 1.500 per un totale di 8.000. Costi di ristrutturazione, come abbiamo visto prima, sono zero, quindi non ci sono costi di ristrutturazione interna ed è proprio uno dei vantaggi dell'operazione, quindi il fatto di non avere lavori, di poter tagliare molto sui tempi e ci auguriamo che anche questa operazione possa finire con un po' di anticipo, come le ultime due, credo, due o tre, che abbiamo restituito. Mi auguro e sono convinto che anche questa possa seguire questa tendenza e spero di darvi una buona notizia anche qui e per tutti coloro che presteranno il proprio capitale su questa operazione.
Quindi questo è il riassunto delle cifre, vedete, andiamo direttamente al totale perché tanto le abbiamo già viste, e il totale è 199,5, quindi sfioriamo i 200.000 euro. Sulla destra vediamo le tasse che si sobbarca la società proponente, che è Albatros Asset Management, quindi non sono le tasse dell'investitore, non confondetevi, quindi sono le tasse che paga la Albatros, in autonomia le paga, prima di restituire il prestito che riceverà. Ok, questo è il riassuntone, quindi abbiamo un prezzo di rivendita e un utile netto, il ROI dell'operazione che è il 20%, 20% è il ROI, quindi il ritorno dell'operazione totale, all'investitore viene riconosciuto il 10%, quindi sostanzialmente la metà. Sulla destra abbiamo la simulazione di investimento che nel caso di esempio abbiamo 10.000 euro, interessi riconosciuti del 10%, durata dell'operazione stimata 12 mesi, totale maturato 11%. Vi ricordo che questo è il totale lordo, qui va dedotto il 26% di imposte che la piattaforma in automatico vi decurta. Basta, questa è la slide 14, direi che abbiamo quindi finito la parte di slide. Spero vi sia piaciuta questa breve, veloce, ma abbastanza chiara, credo, presentazione, dove vi dà una panoramica un po' sia della zona, sia delle cifre, che comunque sono importanti perché deve sempre stare in piedi anche dal punto di vista numerico, altrimenti è un problema, e delle potenzialità dell'immobile, perché è un immobile veramente molto molto raro e siamo riusciti a proporvelo, sono molto molto contento. Quindi la situazione è che, vi ricordo, domani la piattaforma restituisce l'importo del progetto Via Fra Cristoforo e già da oggi, già da adesso, è partita invece Via Cosens. Quindi chi vuole, gli investitori prestatori che riceveranno il capitale domani, lo potranno tenere sul conto oppure ritirarlo oppure reinvestirlo nell'operazione di Via Cosens a loro libera scelta. Per il resto abbiamo nuove operazioni che stanno arrivando nelle prossime settimane, quindi vi tengo aggiornati, mi raccomando seguite sempre i canali, soprattutto su Facebook, la mia pagina pubblica, su YouTube facciamo spesso dei video anche internamente, se volete seguire come stanno andando i cantieri, cosa sta succedendo, quando abbiamo le chiavi di un immobile, quando partiamo con la vendita, su YouTube e su Facebook cerchiamo di pubblicare e vi do degli aggiornamenti per quanto possibile di cosa sta succedendo e di come vanno le operazioni. Per tutte le domande, per tutti i dubbi che doveste avere nell'operazione di Via Cosens o sulla tassazione o su qualsiasi altro dubbio che avete, potete scrivere alla mail, alla segreteria, che è proprio segreteria@valorecondiviso.it. Altre cose credo non ce ne siano? Direi di no. Abbiamo qualche commento? Ok, qui mi dicono grande, mi fa molto piacere, grazie. Ci vediamo ai prossimi video, spero vi sia piaciuto. Se non siete registrati alla piattaforma, fatelo subito perché ci vuole qualche giorno per essere approvati. Investite, prestate il proprio capitale, il vostro capitale sull'operazione perché ne vale veramente la pena. Via Cosens è un bellissimo immobile. Quindi vi aspetto, un grosso saluto da Milano, Alberto.